Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, in questo nuovo video, andremo a parlare della mia, anzi della nostra, di One Football, della nostra formazione al fantacalcio di calciatori brutti. Dovete sapere che circa 2 settimane fa abbiamo fatto il fantacalcio di calciatori brutti. La nostra squadra di One Football era composta da alcuni membri di One Football, oltre che da me, Papyrus, Om, Dav e Gaboman. E oggi andrò a dirvi la nostra formazione a questo fantacalcio. Non è stato facile farla, anche perché ragazzi eravamo in 10 persone, però alla fine devo dire che sinceramente sono piuttosto soddisfatto della nostra squadra. Abbiamo deciso di fare un attacco molto 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 forte, un centrocampo nella media, una difesa dove sono tutti titolari, anche se poi alla base non sono forti. Allora, partiamo dai portieri. In porto dobbiamo prendere una decisione e abbiamo deciso di prendere i 3 portieri dell'Atalanta. Sinceramente non ci interessava molto puntare sui grandi portieri e spendere tantissimo per i grandi portieri. Lì alla serata c'era Gollini, volevamo prendere Gollini, che era una persona vera, e portarla in squadra con noi. Abbiamo deciso quindi di spendere per prenderci Gollini, e da sé poi è arrivato anche Berisha e appunto il terzo portiere, che ora non mi ricordo come si chiama, ma non scrivetemelo qui sotto perché insomma mi importa veramente poco. Gollini e Berisha, ragazzi. Abbiamo preso i 3 portieri dell'Atalanta. Comunque secondo me va bene, cioè alla fine per me va bene, ragazzi. L'Atalanta è una squadra che si riprenderà, l'Atalanta è una squadra che di base non dovrebbe prendere tanti gol, ovviamente più di un Napoli, più di una Juventus, più di un Inter, di un Milan, probabilmente di una Roma, anche se in questo momento la Roma prende gol a valanga. Però staremo a vedere. La difesa, ragazzi, la difesa. Sulla difesa abbiamo puntato su tanti terzini, e se non vado errato, forse abbiamo solo un centrale barra due, perché poi l'altro è un centrale, un esterno di una difesa a tre, quindi c'è una difensore centrale, una difesa a tre, però largo, quindi... Vabbè, andiamo subito a vederli. Il primo che vi faccio vedere è Biraschi. Biraschi era l'altro che abbiamo preso, vero? C'era Biraschi al nostro fantacalcio, era presente, e abbiamo deciso di prenderlo. Biraschi secondo me è un ottimo giocatore che può far comodo nella nostra rosa, fa qualche assist, prende pochi gialli, gioca esterno in una difesa a 3, quindi insomma per me male non è. Poi il Genoa lo fa giocare sempre titolare, quindi ci casca a pennello. Poi abbiamo puntato su Magnani. Magnani, ragazzi, è un giocatore che abbiamo pagato 1, che quest'anno sta giocando tanto al Sassuolo. Il Sassuolo gli sta dando una grande possibilità, lui gioca bene, insomma mi piace, abbiamo deciso di puntarci. Poi abbiamo preso, pensate ragazzi, preparatevi, perché qui abbiamo fatto proprio una cosa in pacco. Abbiamo preso i 3 difensori dell'Udinese, 3 su 4. Abbiamo preso Trost e Kong, che mi sta sorprendendo, Steiger Larsen e Nuitink. Abbiamo fatto questa scelta perché? Per avere 3 titolari comunque nel pacchetto di difesa. Alla fine, ragazzi, è quello che mi interessa, avere titolari nel pacchetto di difesa. E li abbiamo presi praticamente tutti, in modo che se l'Udinese dovesse giocare gare in casa facili, dove potrebbe tranquillamente vincere, potremmo anche metterne 2 su 3. Qualora invece accadesse il contrario, quindi dovesse giocare gare tipo Juve-Udinese, Inter-Udinese, Roma-Udinese, Lazio-Udinese, Napoli, tutte eccetera eccetera, insomma gare difficili, schiereremmo altri giocatori. Oltre loro abbiamo preso Berezinski, che sinceramente si deve un po' riprendere. Murru sta facendo meglio, ma Berezinski comunque è terzino, qualche assist lo fa, potrebbe farci comodo. E infine abbiamo chiuso con 2 giocatori che secondo me sono un po' il fiore all'occhiello della nostra difesa. Io lo avverto, ragazzi, difesa alla Caritas, cioè abbiamo speso niente per la difesa. Tutti i giocatori titolari che sulla carta non sono forti, che però, ragazzi, giocano, e il suo 6 e il loro 6 potrebbero prenderlo. Uno è Isai del Napoli, che gioca terzino, che gioca sempre e che spero sinceramente di vedergli fare qualche assist in più rispetto allo scorso anno. L'altro che abbiamo preso è Dix del Bologna, ragazzi, perché? Uno, perché gioca sempre, solamente 2 volte non ha giocato, ha giocato Creci quando aveva bisogno di riposare, che il Bologna ha fatto tante gare, perché il titolare comunque è Dix, e soprattutto gioca centrocampista laterale, perché il Bologna gioca con il 3-5-2, motivo per cui abbiamo praticamente un centrocampista che gioca sulla fascia d'attacco, che però è un difensore. Per me insomma questo è un colpo abbastanza importante. Centrocampo, ragazzi, al centrocampo abbiamo deciso di puntare tanto sui trequartisti, tanto sui fantasisti, e poi comunque qualche mediano l'abbiamo preso, perché poi i soldi erano pochi, insomma non è che avevamo i soldi come l'altro, quindi anche l'altro hanno speso un po' per alcuni e meno per altri. Allora, abbiamo preso innanzitutto, parto da quello che secondo me potrebbe essere la rivelazione di quest'anno, ovvero Zaic. Io, ragazzi, Zaic l'abbiamo pagato 5, ma io Zaic lo volevo proprio come se fosse la cosa più bella del mondo. Lo volevo perché è un giocatore che è molto forte, che tira tantissimo in porta. Se non sbaglio è il giocatore che ha tirato più volte in porta dopo Cristiano Ronaldo in questa Serie A. Ha preso 4 palle, ha fatto un gol. È un giocatore molto forte. Secondo me Zaic potrebbe veramente essere il nostro fiore all'occhiello, il nostro giocatore speciale. Ovviamente devi dimostrarlo alla lunga, però insomma secondo me è già un buon colpo. Abbiamo preso un altro trequartista che è Gaston Ramirez,
che alla Samp gioca, la Samp gioca senza laterale, gioca con il trequartista, e insomma da dietro detta i tempi. L'anno scorso ha segnato abbastanza, ha fatto anche diversi assist, per me potrebbe farci comodo, così come potrebbe farci comodo Birsa. Birsa una volta segnava come un cane, ultimamente fa solo gol belli anche se segna poco, però ragazzi fatemi dire che Birsa ci serviva in questa squadra e quindi sono molto contento. Successivamente abbiamo preso Romulo, e voi direte: ho capito, sì, ma Romulo non è che ti faccia... Allora io vi dico che Romulo io lo prendo da diversi anni al fantacalcio, e comunque è sempre quel giocatore che ti dà quel 6, quel 6 e mezzo, ogni tanto ti fa l'assist, ogni tanto te la butta dentro, è sempre titolare, spesso lo fanno giocare anche davanti o comunque sulla fascia o comunque sulla tre quarti, quindi insomma Romulo praticamente può fare tutti i ruoli, non è male. Poi alla fine era uno degli ultimi che abbiamo preso perché ci serviva prendere un giocatore a poco, e abbiamo preso lui. Abbiamo fatto una grandissima scommessa prendendo Saliu Chan che ha debuttato l'ultima settimana, e al debutto ha battuto una punizione che è uscita di tanto così, e poi l'ha buttata dentro, ha fatto gol con un gol spettacolare, Frosinone-Empoli, palla che scende e lui che la butta dentro all'angolino. Secondo me ragazzi lui Ujan è un altro che diventerà titolarissimo ad Empoli e che potrebbe farci comodo. Gli ultimi ne sono rimasti tre. Gli ultimi tre sono Lucas Leiva, che l'abbiamo preso, vi dico, solo per la titolarità. Cioè aveva uno titolare, detto, raga, uno titolare che possiamo prendere, chi è? Lucas Leiva. Prendi Lucas Leiva. Abbiamo preso Lucas Leiva. Mediano, segna poco ma gioca sempre, ogni tanto ne salterà 3-4 l'anno dove gioca, quando gioca a Badel, quindi va bene così. Abbiamo preso Khedira, perché ragazzi Khedira è vero che ogni tanto si rompe, però proprio con il fatto che il giorno prima di aver preso Khedira si è rotto Emre Can, hanno detto: raga, allora prendiamo Khedira. La Juventus i centrocampisti sono pochi, non ne ha tantissimi. Khedira giocherà sempre, poi gli parte l'embolo, ogni tanto ne fa 3-4. E poi giocando nella Juventus, che comunque è la squadra che ora non dico che vincerà per forza lo scudetto, perché non voglio gufarvela, però è la favorita, insomma fa tante vittorie, quindi il 6-6 e mezzo è sempre abbastanza assicurato. E infine la prende Vesino. No, noi abbiamo preso Vesino ragazzi, che è in un momento di forma strabiliante. Io ho detto: raga, Vesino tocca prenderlo, prendiamo Vesino perché ok, magari può giocare sulla mediana nel 4-2-3-1 vicino a Brozovic, però ragazzi volete mettere, cioè Vesino alla fine i gol ogni tanto li fa, la butta dentro, gioca bene. E quindi il centrocampo che abbiamo formato è questo, che secondo me non c'è quel giocatore di spicco che ti fa dire: oh guarda questi che hanno preso, guarda. Però d'altra parte non c'è nemmeno quel giocatore scarso che dici: che ce fai con questo, era meglio se non lo prendevi. Tutto questo ragazzi per fare un attacco abbastanza buono. Abbastanza buono perché? Perché qui abbiamo praticamente 5 titolari e mezzo, e diciamo che molti gol possono garantirceli, anche se una è una scommessa. Partiamo con la scommessa. No, in realtà ci sono due scommesse, ma una è una scommessa che mi dà urto. La scommessa che mi dà urto, ragazzi, è il gallo Belotti. Belotti che lo volevamo, Belotti che abbiamo dovuto prendere perché molti attaccanti stavano andando via in fretta a prezzi altissimi, prezzi che non potevamo spendere, quindi abbiamo preso Belotti. Io spero, ragazzi, che Belotti ricominci a segnare, perché per il momento mi pare che il gallo Belotti non stia segnando. Comunque, se devo fare un bilancio, dici: lo prendo adesso, ha fatto un cazzo di gol, comincia a segnare ora, mi va benissimo così. Lo abbiamo accompagnato però da due giocatori ottimi che giocano sempre, cioè che prendono sempre entrambi il voto, però o gioca uno o gioca l'altro, e infatti prendendone uno siamo stati costretti a prendere anche l'altro e a spendere praticamente la stessa cifra per entrambi, perché comunque andavano alti entrambi, perché tutti vogliono entrambi i giocatori. Stiamo parlando ragazzi di Mertens e di Milik. Sono due giocatori, gioca più Milik e Mertens entra al secondo tempo, però spesso comunque tutti e due, anzi quasi sempre se non sempre, tutti e due prendono il voto perché gioca Milik un tempo e Mertens l'altro. Ragazzi sono due giocatori che volevamo, cioè già che metti d'attacco Mertens, Belotti, Milik, per me è tanta roba. Io lo volevo fortemente, li volevo fortemente, credo che quest'anno il Napoli con Ancelotti possa far segnare tanto sia Mertens che Milik, anche se poi giocano un tempo per uno, e quindi a me mi va bene così. Come panchinari abbiamo preso un giocatore che secondo me ragazzi è intoccabile, che secondo me già panchinaro è una bestemmia, Kouame. Pagato fra l'altro 4, cioè qua a me non ce l'ha rilanciato nessuno, è il tandem, quel tizio che fa tandem d'attacco con Piontek, che comunque ragazzi i suoi assist li fa, gioca sempre bene, fa assist, segna ogni tanto. Qua a me io lo volevo e l'abbiamo preso. Poi abbiamo preso Campbell, che un po' per la stessa ragione di Saliu Chan ha fatto molto bene l'ultima con il Frosinone, è praticamente al debutto, e io penso che avendolo poi visto, cioè c'ha degli strappi pazzeschi, corre tantissimo, fa la differenza. Io penso ragazzi che alla fine Campbell diventerà titolare in questo Frosinone, e se segna qualcuno segna Campbell, quindi abbiamo preso per questo. La scommessona è Kluivert. Kluivert che per me potrebbe diventare titolare, il problema è che davanti c'ha un Der. Ora saremo a vedere se magari la Roma, speriamo di no, essendo romanista, a gennaio vende un Der e promuove Kluivert titolare, perché comunque le qualità Kluivert le ha. Però era una scommessa che volevamo fare e l'abbiamo fatta. Ora
Vado a dire rapidamente quella che potrebbe essere la formazione nostra, quindi con Gollini in porta. In difesa metteremmo comunque Isai, Berezinski e Dix o Biraschi, comunque uno dei due. A centrocampo comunque schiereremmo Birsa, Gaston Ramirez, Khedira e Zajc, ma anche Vesino al posto di Khedira, o comunque insomma dipende anche dalla squadra che affrontiamo. Infine davanti Mertens e Bellotti Milik. Io penso alla fine, essendo un fantacalcio a 10, ragazzi, c'era gente che davanti si è ridotta a prendere giocatori che vi dico lasciate stare, veramente sconosciuti, veramente sconosciuti, tipo giocatori della primavera. Quindi insomma era un fantacalcio abbastanza guerrito. Io penso di essere stato abbastanza soddisfatto. Fatemi sapere vostro, come sempre, un commento qua sotto. Io qua sotto vi lascio il link di OneFootball, perché grazie a OneFootball sono andato a fare il fantacalcio di calciatori brutti, e quindi è il minimo che posso fare. Ve lo lascio qua sotto se volete scaricare OneFootball, il link è qui sotto in descrizione. Grazie per aver visto questo video, mi piace, vi è piaciuto, se avete fatto cagare, boscia la lalla, iscrivetevi al canale come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.